prima di parlare dei ristoranti, delle attività normali, oggi riapre la scuola nel Lazio, riapriranno in tutto il paese dal prossimo martedì. È una scelta prudente, visto che sono aperture limitate alla fascia più giovane della popolazione scolastica? Ma guardi, in passato l'apertura della scuola fascia più giovane della popolazione scolastica non ha creato grossi scompensi. È chiaro che in questa fase, essendo la variante inglese predominante, dobbiamo tenere presente che ha una capacità di infettare i giovani molto più di quella che era diffusa in Italia fino a poche settimane fa. È chiaro che aprendo le scuole spostiamo leggermente l'equilibrio tra la capacità del virus di diffondersi e gli sforzi nostri di controllarlo. È chiaro che se questa apertura si accompagna a studi controllati di verifica sull'impatto dell'apertura delle scuole, certo, che significa magari fare anche tamponi a campionamento per capire quanti si infettano, dove si infettano, che tipo di scuola però, è più pericolosa dell'altro, perché guardi, non mi stanco mai di dire che non tutte le scuole non sono tutte uguali. Le certo, scuole differiscono per l'anno in cui sono state costruite, però, professore, per il numero di studenti. Si ricorderà anche lei, l'anno scolastico è iniziato con la difficoltà addirittura di misurare la temperatura ai ragazzi, esatto, e bastava un colpo di click, e figuriamoci a infilare dei tamponi nel naso. No, però scusi, no, posso, vabbè, ma ci sono anche i tamponi sanitari, insomma, ci sono tantissimi... Arrivo tra poco, Ricci, un'ultima domanda, così poi lascio il professore. Crosetto di